Ok, allora ragazzi, questa è un'occasione veramente speciale. Ci abbiamo in Zoom John Melton. John Melton, dovete sapere che per i nuovi è il numero uno dell'azienda Moder nel mondo ed è un'azienda di 30 anni. Lui è entrato nel 2016 e è diventato in poco tempo il numero uno dell'azienda ed è anche tra i primi 100 networker al mondo per guadagno. Quindi abbiamo veramente un'opportunità unica. Addrizzate le orecchie, io farò del mio meglio per fare una traduzione la migliore possibile, ma rendiamoci conto veramente dell'opportunità che abbiamo questa sera di imparare il network marketing da veramente uno dei numeri uno al mondo, perché essere tra i primi 100 per guadagno nel network marketing è veramente tanta, tanta, tanta roba. John, I introduced you. How's it going, everyone? Excited to be here. Really excited to be a part of this Zoom and have a conversation with each and every one of you that can help you elevate your success inside of Moder. I know some of you have been with us for a few months and some of you are brand new. Allora, lui è veramente entusiasta di avere una conversazione con noi e di parlare come noi possiamo veramente riuscire con Moder. Qualcuno di noi già è da qualche mese, qualcun altro invece è nuovo. And I can tell you this, you know, I've been with Moder now 5 years, actually, this month. This month is my 5-year anniversary. And this month is my 19-year anniversary in network marketing. And for the first time, I can truly say that we have momentum and you're at the right place at the right time. Allora, John, questo mese è il quinto compleanno con Moder. Quindi sono 5 anni che sta con Moder. E è il suo 19° anno nel network marketing e per la prima volta può dire che c'è momentum e stiamo crescendo fortissimo e questo è il momento migliore per essere con noi. Siamo veramente nell'azienda giusta al momento giusto. And I can tell you that right now, if you're in the Italian market, you're in the European market, that market is also growing. So we're not just growing here in the US and in Canada. It's literally all 20, I think it's 19 countries or 22 countries. I can't even keep track anymore. We're opening up India literally in November. It's in pre-launch right now. So the timing is just... Tra l'altro, noi nel mercato italiano e europeo anche stiamo crescendo molto, non solo nel mercato americano e mondiale, e un'altra bella cosa è che stanno aprendo paesi, adesso apre l'India, quindi siamo veramente al posto giusto, al momento giusto. Can you guys hear me okay? Yes, we can hear you okay. Let me mute some. Okay. Hello, John? Okay, penso che è uscito un attimo che c'aveva problemi di connessione. No, è con noi. Ah. No. You guys hear me now? Yes. I took it off the Wi-Fi. I don't know if it's my Wi-Fi or what's going on, but it seems to be better now. Can you guys hear me clearly? Yes. Okay, perfect. So, like I was saying, just the timing right now is really great. We're not just growing in the US and Canada, but literally all 20 plus countries we are doing business in. And it's really exciting because I've been here 5 years. And for the most part, we were only having a lot of growth in the US market over the last 3. But now the European market is growing.
Australia. We're opening up India in November. Right now it's in pre-launch. That market is growing. So I'm sure we've all heard that cliche, being at the right place at the right time. Allora, dice che non solo, come è successo per un po' di tempo, crescevano solamente gli Stati Uniti, ma adesso stanno crescendo tutti gli oltre 22 paesi in cui Moderna è presente e quindi possiamo veramente dire forte di essere al posto giusto, al momento giusto. And Lorenzo, if there were some specific topics, some specific questions that I can help answer, I would love to do so. I know you have some people that have been with you for a few months and some that are maybe brand new, and I want to make sure that I can help them as much as possible. Okay. Allora, lui ci dice, se c'è qualche topic, quindi qualche domanda, qualche aspetto in particolare che volete trattare, sia i nuovi, ma soprattutto quelli che ci sono stati per un paio di mesi, la potete scrivere e lui ci vuole aiutare con questo. Se volete appunto farci una, due, tre domande, insomma. Ok. And I'm making myself a question. Do you want to tell our people what is your routine? What do you do during the day? I don't know if, you know, if it's a common question that it's helpful, yeah, you know, to divide the time between various activities and how do you get energy, stuff like that. I think it's really important that when you're part-time, and I know most of you are part-time, that you are consistently having conversations with new people every day. And I have a rule of thumb. I think it should be every day you add 5 new friends or reconnect with 5 existing friends. And then I think every day you should ask 5 people to take a look at what you're doing. And you should get 3 people into the groups, into a group chat with your upline. Allora, lui dice, soprattutto per le persone part-time, perché la stragrande maggioranza di noi qua è part-time, la cosa più importante in assoluto è che ogni giorno parliamo con nuove persone. Ogni giorno iniziamo conversazioni con nuove persone. La formula che lui consiglia è la 5-5-3, cioè ogni giorno aggiungere nuovi amici o riconnettersi con amici esistenti, chiedere a 5 persone, quindi proprio invitare 5 persone a vedere quello che noi facciamo, o prodotti o business, e mettersi come obiettivo quello di mettere almeno 3 persone al giorno in un gruppo. E nelle chat di gruppo, non solamente nel gruppo, ma anche nelle chat di gruppo con il vostro upline. And one thing that keeps me motivated every day is helping people. You know, like this month I started 5 new teams, 5 new social marketers that I enrolled. And I like that because that means I'm leading by example and I'm starting new teams. And then of course, when I start a new team, my goal is to get them plugged into the training so they can get at least their first couple rank advancements, building their customer pod, getting them some customers, helping them do that, and helping them launch their business and get them to start some teams, get them to enroll other social marketers. I like to keep it very simple. E una cosa che veramente lui vuole fare e continua a fare è quello di aiutare le persone, cioè sponsorizzare nuovi social marketer e aiutarli ad ingranare. Cosa fa lui quando sponsorizza un nuovo social marketer? Si assicura che le persone siano connesse al sistema, quindi abbiano la formazione e possono iniziare da subito a crearsi il loro primo parco clienti e poi, perché no, anche un team di altri social marketers. The other thing I really like is I like to create some curiosity. Every day, on my Instagram stories, my Facebook stories, Facebook Live, could be a Facebook post, I'm saying something or sharing something about my company or my products.
You know, you could be doing a demonstration of you pouring the BioCell into a shot glass. You could be talking about the trim or the skincare. You could be doing a live video talking about building an online business. Every day, a piece of content and or marketing to create curiosity around the products or business. Allora, un'altra cosa che lui consiglia assolutamente di fare è quella di ogni giorno creare curiosità sui nostri prodotti o sul nostro business. Per esempio, ogni giorno magari fare una storia in cui prendiamo un prodotto, in cui ci beviamo un po' di liquid BioCell, in cui prendiamo il trim nelle storie o altro prodotto. E poi ogni giorno un pezzo di contenuto, anche sempre un video o un post in cui parliamo un po' dei nostri prodotti o magari del nostro business. If you ever struggle with selling, then switch the mindset to teaching, to training. When I started teaching and sharing tips and empowering people, educating, entertaining people, that's when I started to generate leads and connect with people that I could relate to, that could also relate to me. Allora, se qualcuno di noi ha difficoltà a vendere, lui consiglia di passare dalla vendita all'insegnamento, quindi a insegnare qualcosa al nostro pubblico, educarlo, formarlo, ispirarlo. Se noi formiamo il nostro pubblico sui benefici della nostra attività e su come farla, sui benefici dei nostri prodotti e per quale ragione i nostri prodotti, il nostro programma, allora generiamo contatti e generiamo clienti in modo molto più semplice ed efficace. And my other thing is, I felt like if I could just get the people that I know to see the videos that I've seen, to check out the products, to meet the other leaders that are on this team, that are in this company, there's no way I wouldn't sign up at least 20% of those people. There's just no way. So I really wanted to figure out and identify who those people were that were open and get them in front of the information that I'd seen and meet the people that I'd met. Se lui fa in modo che le altre persone vedono i video che ha visto lui, vedono le informazioni sul prodotto e soprattutto incontrano i leader che ha incontrato lui, quindi far incontrare le persone con i tuoi leader upline, non c'è ragione per cui un 20-30% di conversione non ci dovrebbe essere. Quindi andiamo a lavorare per chiedere alle persone se sono aperte a vedere un video, a vedere una testimonianza e a essere messi in una chat di gruppo. And I think the thing is, you have Lorenzo, you have myself, you have other leaders that are on this team that are experienced, and use our experience, right? Tell our story. Talk about what we've accomplished in the industry and on this team, and let our story, let our experience help you and help your prospects get started. E un'altra cosa che voi potete fare, e avete a John, avete a me, avete altri leader che sono esperti, e potete raccontare alle vostre persone le nostre storie, i nostri risultati, e usare appunto la nostra storia per aiutare a far iniziare le altre persone. Quindi raccontare la storia dei vostri leader. Your business is growing or dying based on the amount of people you're adding to the groups, sharing the videos, and introducing to your upline. If you're doing that consistently, you should see growth. And even if you're not seeing growth yet, you will eventually, because you're planting all these seeds. And then by you staying in touch with people and showing up on social media with valuable content, you're watering those seeds that you planted. Allora, il tuo business cresce o muore, attenzione, questo è importante, il tuo business cresce o muore sulla base delle persone con cui parli ogni giorno e che le introduci
ai video, ai gruppi, alle testimonianze, alle tue upline, e così facendo vai a piantare dei semi. Ogni volta che introduci le persone vai a piantare dei semi, e questi semi li annaffi con i contenuti poi che metti sui social, e crescono in questo modo. I'd also recommend talking to the best people you know. People with influence, people that know other influential people, people that think outside the box, people that have a great reputation. They're a business owner, multiple business owner. They already make a decent income. You'd be surprised how many of those individuals are open to what we do and how we do it. Allora, un altro suggerimento importante che ci dà è quello di andare a parlare con le miglior persone che conosciamo, quindi persone che hanno influenza, persone che già stanno, che già hanno una propria attività, che guadagnano, imprenditori, persone di successo, perché e saremo sorpresi se andiamo a parlare con queste persone dal fatto che sono, li troveremo aperti a vedere quello che abbiamo. Yeah, this opportunity is helping so many people around the world, whether it's the products, you know, whether it's helping with joint discomfort, whether it's helping weight loss, whether it's helping with eliminating harmful toxins from your home by not using those store brand products. And then, of course, we have the opportunity to help people make extra income or even a full-time income if they're really serious. So why would we keep that a secret? Why wouldn't we tell that to everyone we come across, especially the people that we know that are the most influential, the people that are the most well-connected people out there? Because even if they don't need the money, they might know people that could benefit from such an opportunity. And you'd be surprised by how many high caliber people that already do really well financially are getting involved. Allora, questa opportunità sia con i prodotti che aiutano in tutti i modi, come per esempio il collagene che aiuta per il dolore alle articolazioni, la perdita peso, o i prodotti che eliminano le tossine che non ci fanno bene nel nostro corpo. Ma poi soprattutto anche l'opportunità di business. Perché tenere segreto tutto questo, soprattutto alle migliori persone che conosciamo, alle persone più di successo e più influenti? Another thing that keeps me really motivated every day, and I know how important it's been in my journey in the last 19 years, and that's self-development, personal development. It's network marketing is personal development with a compensation plan attached to it. So the harder you work on yourself, and the more you study, and the more you read, and the more you develop yourself as a leader, as a marketer, as a person with, you know, the ability to control your mind. Like, this is our biggest adversary, is our limited thinking, right? The negativity that we think about ourselves and we speak about ourselves. This is so important. I don't know who I would be today if it wasn't for personal development, but I wouldn't be as successful, I can tell you that. And I know Lorenzo agrees with that as well. It's so important that you're working on yourself every day for at least 15 to 30 minutes, minimum, reading a book, listening to a podcast, working on you. Allora, un'altra cosa che lo tiene veramente motivato ogni giorno è la crescita personale. Il network marketing è un piano marketing, è un programma, il network marketing è un programma di crescita personale con un piano marketing attaccato. Più lavori duro su te stesso, più leggi, più ti sviluppi come leader, più sviluppi le abilità di controllare la tua mente, di controllare le tue emozioni, di limitare la negatività, più vai avanti. Lui non sarebbe adesso qua se avesse trascurato di passare almeno 15-30 minuti al giorno a leggere libri, a formarsi, soprattutto a formarsi su come gestire le nostre emozioni e come
debellare la negatività. So what other questions could I answer? Allora, ragazzi, se ci avete altre domande, che domande volete che John ci risponda? Forza, ragazzi! Hello, Deashai. Oh, that's okay. Maybe I covered so much. They're good and they're ready to run. They're ready to go. I want to hear some goals. Let's hear some goals in the comments. Okay. Allora, ma forse va detto già troppo. Siete pronti ad andare? Scrivete un po' i vostri obiettivi. Okay. Nicola asked, what to do when, you know, in a down moment? You know, what do you suggest people do when they feel down? Two things. When you're down, who can you help get up? Who can you help with their business? Doesn't have to be someone on your team. It could be someone sideline. Reach out and pay a compliment. Reach out, offer some support. Show some love on other people's social media. Whenever you're not motivated or you're not getting excited about your business or about your life or whatever, I think it's so important that we say, you know what? Who can I help? Who can I serve? How can I impact somebody else? That's what keeps me motivated every day. Second thing is, like I said, listening to people that are winning in life, following them, listening to their podcasts, listening to their YouTube videos. I had to do a lot of that in the early years because I wasn't self-motivated. So I had to learn from other people, and that's what really inspired me to take action. Allora, nei momenti down lui suggerisce assolutamente due cose da fare. La prima è darsi da fare per chi può aiutare a tirare scena. Sente lui. Ok, I hear your wife. Ok, allora la prima cosa è chi puoi aiutare, ok? Focus sull'aiutare altri, magari facendo dei complimenti, magari riconoscendo qualcosa che fanno bene. La seconda cosa è ascoltare alle persone che già stanno avendo successo, quindi qualche video su YouTube, crescita personale. Anche lui all'inizio non era automotivato e quindi doveva attingere alla motivazione esterna. Ci sono tanti video motivazionali, tanti libri, quindi attaccarsi a queste cose. And just remember why you got started. That's such a big deal, because when you have a burning desire as to why you're doing something, nothing should stop you. If you have a big goal, a big dream, and you get discouraged sometimes, just, you know, reflect and go, you know what? This is a part of the journey. This is helping me become the leader I need to become to deserve the success I desire. Allora, e soprattutto ricordarsi del perché ha iniziato, questo è veramente tanto, e ricordarsi che questo percorso ti forma come persona e queste difficoltà ti stanno aiutando a diventare la persona che devi diventare per raggiungere i tuoi sogni. Who loses if you don't win? Chi perde se tu non vinci? La domanda è chi perde se tu non vinci? Ok. What? Oh. Allora ci sono domande talmente generiche che ve le dico io poi dopo quando c'è Jonna. Which social do you think it's best for business? LinkedIn, Instagram or Facebook? Facebook, hands down, not even close. Facebook. A mani basse, Facebook, lui lo considera il migliore in assoluto di tutti. Why do you think, compare for example to Instagram, why do you think Facebook is better? Well, listen, you can meet people on any social media platform and you can have success, but
at the end of the day, our ATM groups are on Facebook. And most people that start a network marketing business, if you were to ask them, where do they have the most connections? Where do they have the most contacts? The average person is going to tell you on Facebook. They have more Facebook friends than they do Instagram followers or LinkedIn connections. Now, that doesn't mean you can't use the other platforms. It just means if you were to compare the three, I've had more success on Facebook, and most of my top earner friends have had more success on Facebook than any other platform. Allora, lui dice che innanzitutto tu puoi incontrare le persone in qualsiasi social media. Ogni social media può incontrare una persona, ma i gruppi ATM stanno su Facebook e tutti i suoi leader, tutte le migliori persone che ha nel team gli dicono la stessa cosa, che su Facebook è più facile avviare delle conversazioni, è un qualcosa un po' più amichevole, creare relazioni su Facebook viene meglio. Yeah, and the truth is, I've prospected and recruited people successfully on every social media platform. So I've gotten results and I use all of them. I use Instagram quite a bit, but it's not, you can't even hold a candle to what I've done on Facebook. So my personal opinion, Facebook, but you have to figure out what works best for you, I guess. Allora, lui dice, guarda, lui usa anche Instagram, c'ha anche contatti su Instagram, però dice, non può nemmeno... Lui dice sorreggere una candela in confronto, non so cosa, in America, non può nemmeno sorreggere una candela in confronto a quello che ha fatto su Facebook. Però ogni persona deve valutare quello che è meglio, quello che è meglio per lui. Alla fine. A question is which objection and resistance, I mean obstacles you had at the beginning and in your career, which obstacles? Let's see. I had no credibility. I had a very small network. I had no experience. I had no money. And we didn't have social media. So it was a lot harder 19 years ago. Allora, le difficoltà che ha incontrato sono nessuna credibilità, un circolo di influenza molto piccolo, no esperienza e non c'aveva nemmeno i soldi e soprattutto 19 anni fa non c'erano nemmeno i social media. Dice quindi facevi difficoltà a sbattere la testa, insomma. Yeah, I mean the fact is, even if somebody's struggling today, they'll have like 400 Facebook friends. And I'm like, back then, I probably made a list of like 100 people and I didn't have most of their phone numbers. So now you have 400 people you can send a message to on Facebook. It's so much easier than it was years ago. But a lot of people have this instant gratification mentality. You have to be patient when you're building a business like this. You cannot get frustrated. You need to get fascinated. You need to say, okay, I'm not having success. What can I do differently? How can I improve my skills and work on myself and develop my network? You got to get fascinated, become a learner, and eventually you'll become an earner. Okay, this is a big thing to express. Wow. It's a lot. I will do my best. Lui dice adesso anche il più sfigato di noi c'ha 400 amici. Quando ha iniziato lui, faceva una lista nomi di 100 persone, di cui dalla maggior parte di questi non c'aveva nemmeno il numero di telefono. Quindi adesso è veramente, veramente più facile, ma bisogna stare attento alla mentalità della gratificazione istantanea. Non bisogna diventare frustrati se non abbiamo risultati immediati, ma bisogna avere pazienza per costruire un business, ragazzi. Dobbiamo sviluppare la pazienza, dobbiamo chiederci cosa posso fare di diverso, che competenze posso acquisire, che pensieri diversi posso avere, che convinzioni posso sviluppare, che crescita personale devo fare per raggiungere i risultati. Devo diventare, lui dice, un learner
prima di diventare un earner, cioè quindi devo diventare una persona che apprende prima di diventare una persona che guadagna. Quindi io vi dico, ragazzi, ci dice John, abbiate pazienza. Se al momento non state ottenendo i risultati che volete, significa che dovete ancora apprendere delle cose. Quindi con pazienza le apprendete e poi diventate un earner e poi andate a guadagnare. Love it. Thanks. That was good. That was a big chunk. Okay, so, and you know, I've seen every day you go to the gym. You have your gym at home when you start your day. That is the first things you do in the day to get energy. Io ho detto, la prima roba che fa è la palestra. No, I typically work out in the gym like mid-afternoon a lot of times. Sometimes it'll be earlier, but a lot of times I'll do a couple hours of follow-ups and responding to people and, you know, that sort of thing. And then I'll hit the gym. You know, I just wake up naturally with energy because I'm always excited. I drink water. I just love what I do. When you have a passion for what you do, it's easy to find, you know, motivation. But I also drink Logic coffee. I love Logic coffee. It's so good. And I also love Tria, the energy drink. I don't know if you guys have that, but the Logic coffee is my favorite. Gli ho detto, come cosa fa per avere energia? Va, dice no, guarda, lui si alza, fa palestra, fatica tutti i giorni, quindi lo sport lo fa tutti i giorni nel pomeriggio. Lui ama quello che fa e durante il giorno risponde alle persone, crea contenuti, però un'altra cosa per avere energia è che beve il caffè Logic. Quindi dice, se volete avere più energia, beviamo il caffè Logic. Ok. How do you manage people that say I'll do in October and you know, people that say I'll do this month and then you know, they keep on procrastinating and quit responding to you? I'll take it away from them. You know, if someone is non-responsive or they're being very wishy-washy and indecisive, I'll just say, listen, it seems like you have a lot going on right now. I get it. So do I. For right now, I can just cross you off my follow-up list if you would prefer. Let them tell you what they want to do. And one other question you can ask is, what would you like the next step to be? Okay. Allora, se ci sono persone che non rispondono o comunque sono molto indecise e rimandano, lui a un certo punto gli dice, guarda, vedo che hai molto da fare, anche io, se tu vuoi, se vuoi, ti tolgo dalla lista di follow-up e non ti contatto più. Oppure gli dice, guarda, vedo che hai tanto da fare, vedo che al momento sei impegnato e non vuoi iniziare adesso, quale vuoi che sia il prossimo passo? Cosa vuoi fare? Qual è il prossimo passo? Cosa vuoi fare adesso? E lascia che lui gli dice quello che vuole fare. Quindi queste sono le persone che rimandano. Do you have never be afraid to take it away from somebody. Ok, quindi dici, non abbiate mai paura di togliergli l'opportunità o comunque di, ormai hai visto un po' le cose, dici, se vuoi non ti contatto più. Non avere mai paura di perdere qualcuno e di togliergli anche la nostra assistenza, la nostra opportunità, almeno momentaneamente. And another thing, how do you... no, what I want to say. No, I forgot. So, what else? John. So at the moment you do like 4 or 5 video a month, a week. Every week you do 4 or 5 video. Yeah, I try to do 4 to 5 a week. I like doing videos during the day. And look, a video doesn't have to be 28 minutes like my video might be. It could be a 4-minute video where you're just answering a question or, hey, I read this chapter in a book and here were my biggest takeaways. And make sure
you think of a good title, like a question, and then the video is answering the question, or three of my biggest tips when it comes to losing weight without starving yourself. So you need to find strategic ways to get people to want to click the play button. It could be something that really breeds curiosity, or something that makes them excited to watch the replay. And sometimes you got to get creative. You know, you got to think of, like, sometimes I mix up the background, right? Sometimes I change up the topics, but I have found that I'm better at video than any other form of communication. So I always try to provide valuable tips in my videos. Allora, lui, quello gli ho detto, John, tu fai 4-5 video a settimana. Lui ha detto, sì, io cerco di fare con costanza 4-5 video a settimana, ma non devi fare video di 45, di 25 minuti come faccio io. Basta un video di 4 minuti, magari rispondi a una domanda che ti ha fatto, un cliente. E la cosa importante che lui dice nei video è, che lui dice di fare per i video, è pensare a un titolo. Una delle cose più importanti è pensare a un titolo per fare in modo che le persone cliccano nel video. Potrebbe essere una domanda, o potrebbe essere, per esempio, i 3 migliori suggerimenti per perdere peso senza soffrire la fame. Quindi stare molto attenti al titolo del video. E alla fine lui si trova, pensa che la comunicazione migliore per lui, in cui riesce meglio, sono i video, e quindi pompa e si applica nei video. I think people just need to be okay with getting vulnerable, becoming authentic on social media, and sharing stories and sharing things that would make you uncomfortable. When you start sharing things, when you start providing tips and ideas and sharing stories that you think could impact the person on the other end, so that they reach out to you and say, thank you. Thank you for that story. Thank you for being authentic. Thank you for being vulnerable. That's when you're headed down the right direction. That's when you know you're starting to do something that can make an impact and can help other people. And when I'm helping people, I know I'm on the right track. Allora, lui dice i suggerimenti importanti per i video, per i post, eccetera, le cose più importanti è bisogna essere ok a essere vulnerabili, a essere autentici. Cioè, essere vulnerabili vuol dire condividere delle storie di noi che magari sono anche per noi un po' personali o che comunque qualche problema che abbiamo avuto, e pensare veramente di aiutare gli altri con la nostra esperienza. E poi quando le persone ci vengono nella chat e ci dicono grazie di averci aiutato, allora a quel punto sappiamo che stiamo andando nella direzione. Quindi qualsiasi video che facciamo pensiamo come posso veramente aiutare le altre persone con la mia esperienza. Is this helping you guys? Is this good? Vi sta aiutando, ragazzi? Vi stanno aiutando questo video? You're welcome, Roberto. And I want to tell you, how did you think about growing so much in your business? Because, you know, yeah, obviously you started like, you know, I am now 30,000 point, 50,000, 100,000, 200,000, 400,000, you know. How do you manage to keep always growing, not stopping, and, you know, this, maybe it's for me more than for other people. I think the big thing that I figured out over the years is it's so important for you to pay attention to people that are working, that are showing up, that are doing the do. And I lock arms with those people. I build a relationship with those people. This is more high level for those of you that have bigger teams. And Lorenzo, I know you understand this, but at some point I want to be in a situation where I don't need to recruit anybody, where I don't need to sell anything.
Now, of course, I continue to do so because I love it, but I like knowing that even if I do nothing for the whole month, my business will still produce millions and millions of dollars in sales, $5 million, $6 million a month. That's not because of me, that's because of the team. But I found people on my team, I'm like, Erin, wow, she's serious. Let me lock arms with her. Casey and Kylie, they are so serious. Let me build a relationship with them. Bryn Lang, man, let me really pour into her because she is really coachable and hungry. So you start identifying people that are projects, people that you can pour into that are just as serious as you. Allora, lui dice, io gli ho fatto una domanda, John, come fai a crescere, a voler essere motivato ogni giorno, a superare gli ostacoli? Qual è una cosa fondamentale per te? E lui mi ha detto, Lorenzo, è identificare le persone del team che sono serie, cioè serie nel senso che prendono questo business seriamente in modo importante, che gli danno una grande priorità nella loro vita a questo business e si impegnano, andare da queste persone, crearci una relazione, trasferirgli il tuo know-how, identificare le persone nel team che si impegnano, perché se poi dopo, perché altrimenti se ti focalizzi su, invece sulle persone che non vogliono fare, che non ascoltano, che non si impegnano, vai giù. Tu invece in questo business hai tutto bisogno, tantissimo bisogno della tua energia, ok? Quindi non puoi permetterti di perderla, e per fare questo devi focalizzarti sulle persone con cui, che vogliono insieme a te continuare alla grande questo progetto. What he said. Luca said, thank you a lot, lots of value. You know, are you willing to share your why with us? He believed that it would be very useful for everybody that maybe they still haven't found their why. What's your why? Yeah, I mean, in the beginning, when I first got started, it was because I wanted to make enough money to not have to wait tables and move out of my parents' house. Allora, years later. Just a moment. Yeah, go ahead, take your time. Sorry, but my son on the other room with the air dryer. I'm translating, you say that. I understand, believe me. I'm in my kitchen. So you guys can see what's this. Can I turn your phone on? Okay. Allora, detto il primo in my kitchen. Lui è in cucina, quindi anche lui c'ha il rumore, non solo io, che c'ho mio figlio qua. Ragazzi, mi stavo innervosendo perché mio figlio usava l'asciugacapelli, quindi capitemi come posso innervosire anch'io, insomma, cercare di tradurre a lui con l'asciugacapelli nelle orecchie. Detto questo, dicevo, il primo suo perché è stato quello che non voleva più servire ai tavoli. Ok? You didn't want to wait the table anymore. Yeah. I wanted to move out of my parents' house. E voleva anche andare via dalla casa dei genitori. Questo era il suo grande perché. And then years later, it was more about having an income, but also freedom, where I could wake up when I'm done sleeping. I can travel. I can create this beach money where I'm making money even when I'm at the beach. Ok, anni più avanti era crearsi sia un reddito, ma insieme a questo reddito anche la libertà di dormire fino a quando aveva fatto a dormire, di viaggiare, di creare questo denaro da spiaggia, dove poteva guadagnare anche quando era in spiaggia. And then, years later, it became about helping my mom, putting my kids in the best private school, showing them what was possible if you really worked hard at something and you were committed to it no matter what. And then as time went on, I started to put too much time into my business and I felt like I was sacrificing the family time, and my kids were growing up quick. So 7 years ago, I pivoted, and that's when I started learning social marketing and how to build on social media, because I wanted to be able to go to all my son's baseball games and, you know, tuck my kids in at night. So I wanted to be able to still build a large business, but also be at home with my kids and be an awesome dad, because nothing's more important than being a parent. Allora,
Poi ancora più avanti il suo perché è stato quello di aiutare sua madre, mandare i figli alla scuola privata, mostrare e dare l'esempio ai figli che con tanto impegno si potesse raggiungere qualcosa di importante nella vita. Poi 7 anni fa ha visto che per raggiungere i suoi obiettivi si stava sacrificando troppo e stava sacrificando anche il tempo insieme ai figli. Per questa ragione si è spostato sui social media, perché ha voluto sia crearsi il reddito, crearsi il business, ma allo stesso tempo essere un grande papà, perché per lui essere un grande papà è una cosa importante. And now it's about impact. It's about how many families can I impact? How big can we build this? You know, I want to get this team to 10 million a month. At this point, we pretty much have all the money we need. Now it's just, you know, it's the competitive side of me is like, you know, can we build a team in every country? You know, can we, you know, create a movement where we can help people all over the world, you know, capitalize on social retail and the momentum that Modere is creating? I just have a really big vision and, you know, a really big desire to help people and really, you know, work with the willing, right? Work with the ones that are going to show up. And to me, it used to be about me, but now it's like, I want to help Lorenzo. I want to help Alessandra. I want to help Marco. I want to help, you know, Amber DeLoof. I want to help, you know, the Rena Zaharov and the people that are on my team. Like, a lot of them are not making 7 figures, right? They're not making the money I'm making. So now I want to help them. I want to help the people on my team win. I want to help them benefit like I have. Adesso per lui quello che conta è l'impatto, la contribuzione che può fare alle altre persone. Già lui ha tutti i soldi che possono bastare per lui, per la famiglia, per generazioni a venire, ma vuole vedere quello che è possibile. Vuole portare questo team a fare oltre 10 milioni al mese, vuole creare un team in ogni paese del mondo, vuole creare un movimento, ha veramente una grande visione e un grande desiderio di aiutare più persone possibile, di aiutare noi del suo team a raggiungere quello che lui ha raggiunto. Okay? Vuole aiutarci veramente ad arrivare ai suoi livelli, ad arrivare magari a guadagnare noi il 7-6 That helpful? È d'aiuto, ragazzi? Oh, absolutely, absolutely, John. If you could say, you know, what do you think, you know, maybe yes, that's the one of the last question. What do you think is, you know, the biggest obstacle for new person, for in network marketing? What is, you know, the biggest obstacle that people who are listening to us now, they can have? I think it's their limiting beliefs. You know, when we're children, what kind of car do we want to drive? An expensive one, a fast one. What kind of house do we want to live in? We don't want to live in a house. We want to own a castle. When we're a kid, we have these big dreams, these big goals. And it's funny because as you get older, reality sinks in and you're like, oh, well, you know, I think I just want a well-paying job. I just want to make enough money to pay my rent or, you know, buy a house one day. And you start thinking very small because you don't see anybody in your neighborhood or anybody that you grew up with or, you know, anyone in your life that is having massive success. So you start to, you know, just assume that it's impossible. And that couldn't be further from the truth. That couldn't be further from the truth because there's people in Modere, there's people in network marketing, there's people in business today that started out just like you and me. And now they're super successful. So if they can do it, why can't you do it? If a child can start their own YouTube channel making money, playing with slime or playing video games, then why can't you make money on the internet, right? There's kids doing these TikTok dances and, you know, all these funny things, making money on the internet, dancing. And they've been alive for like 15 years. So if you're in your
30s, your 40s, your 50s, you've been alive longer than them in two or three lifetimes, and they're making money on social media. So if they can do it, why can't you, right? If I'm 2 or 3 years, you know, older, or 2 or 3 times the age of a person on TikTok, a 15-year-old, right? And they're making money and they're having success, then why can't I, right? Why can't you? So sometimes we just have to say, you know what? I need to forget the past, and I'm going to make, today is the day that I'm going to decide that this is something that I can do, and I'm going to just ignore my limiting beliefs and my stinking thinking and any negative thoughts. And I'm going to make it happen starting today. Ok, allora io gli ho chiesto, secondo te, John, qual è l'ostacolo più grande che ognuno di noi, ogni networker, affronta? E lui, puntando la testa, ha detto sono le sue convinzioni limitanti. Cioè l'ostacolo più grande per noi sono le convinzioni limitanti che abbiamo. Quando siamo piccoli sogniamo di guidare belle macchine, magari non pensiamo nemmeno che vogliamo comprare una casa, vorremmo vivere in un castello. Poi, quando diventiamo più anziani, la realtà ci fa pensare in piccolo, iniziamo a pensare in piccolo, non pensiamo più a quello che vogliamo, ma pensiamo a quello che potremmo ottenere, ok? Perché magari se non vedi persone che intorno a te hanno avuto tanto successo, pensi che quello è quello che è possibile. Lui ci dice, guarda, ci sono persone nel business oggi, nel network marketing, in Moderna, che stanno facendo cose straordinarie, ma in generale, e dice, guarda, ci sono anche dei bambini che mettono ragazzi giovani che mettono dei video su YouTube e guadagnano soldi. Ci sono dei ragazzi giovani di 10, 15, 20 anni che mettono dei video su TikTok ballando e guadagnano dei soldi. Noi che magari abbiamo 20, 30, 40, 50 anni, se ci riescono tante persone a guadagnare online, perché non possiamo farcela noi? Dobbiamo pensare in grande, dobbiamo smettere di credere a queste nostre convinzioni limitanti. All right, you guys are amazing. I have to roll out of here, but I really appreciate you guys hopping on. I hope you got value from this. And look, you've got one of the best leaders, not just in the Italian market, but within the entire organization of M Life Nation with Lorenzo. You've got other leaders that are part of this team that have been here for a while. And we're here to help you. We're here to serve you. We're here to help you win. So take advantage of it. All right, y'all? Thanks, John. Ciao. John, can just one quick question because it's smart. Yeah. Because yep. You said, but I ask you specifically now, how do you see the company in 3-4 years? What is your vision? I think it'll be a $1 billion company. I think it'll be $1 billion in annual sales. That's what I believe. Okay. L'azienda arriverà in 3-4 anni, arriverà a 1 miliardo. Lui crede questo. No, no, ho fatto col micio. Le venue dentro e me l'ha fatto. Okay. No problem. John, thanks so much. Really, thanks so much for your time, your teaching. It's really, really appreciated. And talk soon. Thank you. Yes. Bye, everyone. Bye. Ciao. Allora, ragazzi, adesso rispondiamo a tutte le altre domande. E io direi che è stata una formazione sul network marketing veramente importante e veramente esaustiva. Uno dei problemi delle cose più grandi che io vedo fra le persone sono appunto che si possono generare la frustrazione, e questa si passa e la frustrazione passa appunto a un certo punto, ha detto prima, diventa un learner, diventa una persona che apprende e poi dopo guadagna. Tieni presente che serve pazienza nel business, non è che uno apre un'azienda e dopo una settimana, 2 settimane, 1 mese, già sta guadagnando cifre impressionanti. Quindi, ragazzi, abbiate pazienza, imparate e sappiate che ogni difficoltà è quella che vi serve per costruire quel muscolo, per diventare la persona che dovete diventare per raggiungere il vostro obiettivo. Quindi questa è veramente una formazione di alto
di alto livello. Oh, se ci avete altre domande, ragazzi, intanto vi posso dire, che ve le dico le, che a parte l'ha condiviso Chris oggi nella chat, che da venerdì ci saranno le promozioni sull'inside out del Liquid Biocell, quindi il collagene dentro e fuori, quindi il collagene da bere e la crema, del 10% da lunedì, mi sembra, fino a lunedì, cumulabili con altre promozioni, e da venerdì alle 18 ci sarà un po' di quantità del Body Firming Foam. Quindi chi lo vuole si metta proprio alle 18, perché non ci sarà una quantità grande. Chi ha prenotato già lo smartship di quello, gli verrà spedito. Poi cos'altro? Vediamo un po', domande, ci sono alcune domande, ragazzi, che non l'ho risposto, perché per esempio il successo arriva dopo quanto tempo, se c'è una media del tempo, e non è possibile calcolarla la media del tempo, perché? Perché noi non sappiamo, cioè dipende anche da quello che hai fatto prima del network, dalla persona che sei adesso. Poi a seconda di quanto tu credi, poi questo tempo può essere ridotto, ma non c'è una media del tempo. Io posso dire la mia, io ci ho messo 10 anni per superare 10.000 euro al mese. Sono un po' lento, ho continuato, non ho mollato, potevo mollare, non sono riuscito a guadagnare. Poi non sono, io mi ricordo che abitavo a Roma a suo tempo, dopo un po', dopo 6 mesi, un anno che avevo iniziato, Chris si ricorda l'azienda, quella che era anche Chris, e avevo lavorato tanto per guadagnare 100-200 euro che la sua azienda mi aveva messo nella PostePay. E ero andato a Valmontone, a un outlet di Roma, e con quei 100 euro che avevo guadagnato mi c'ero comprato un paio di scarpe, e allora io, tutto sorridente, ho detto: queste le ho prese con il lavoro del network, con quello che faccio quando torno dalla banca. E mia moglie mi ha detto: guarda, non lo so, sarai contento e orgoglioso, ma immagina che quelle scarpe le hai pagate, penso che avrai guadagnato meno di 50 centesimi all'ora. Quindi io per i primi guadagni, per i primi anni, ci sono stati momenti in cui guadagnavo forse 50 centesimi all'ora. Perché se tu lavori per 4 ore al giorno e dopo un po' arrivi a guadagnare 100 per mesi, e dopo un qualche mese arrivi a guadagnare 100-200 euro al mese, fai un po' il conto, lavori 30 ore a settimana, 120 ore al mese, e guadagni 120 euro, hai quanto hai guadagnato? 1 euro all'ora. E io dopo un po' guadagnavo 1 euro all'ora ed ero felice. E mia moglie dice: guarda, no, io dico: guarda, un imprenditore serve tempo, io non mi fermo, io non mi arrendo, io credo che posso migliorare e ce la posso fare. Serve questo tipo di mentalità. Quando noi guardiamo quello che guadagniamo e diciamo: no, è troppo poco, chi siamo noi per dirlo? Chi siamo noi per dire che quello che guadagna è troppo poco rispetto a che cosa? Rispetto a quale altra attività? Allora, qual è un'altra attività che dopo 1, 2, 3 anni, se ci impegniamo duramente, studiamo, eccetera, può darci 2, 3, 4, 5 mila, 6 mila euro al mese? Adesso io vi dico, c'è una ragazza che mi aveva detto: per arrivare a 1000 euro, 10.000 euro, mi sembra un po' troppo. Non ti sembra un po' troppo, Lorenzo? Io ho detto: no, perché se tu fai il dottore, cioè, quanto è prima di guadagnare qualcosa, metterti in tasca qualcosa, quanti anni ci metti, ragazzi? Se, qualsiasi mestiere dove si guadagna, seriamente, ok? E dico un mestiere dove guadagni 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese. Dove lo andate a trovare dopo quanto tempo? Allora, io il medico della mutua, con il massimo numero di mutuati, lo conosco, mio amico, abbiamo parlato anche del Covid, prende sui 5.000 euro netti al mese. Io con questa attività prendevo quasi il triplo di quello che prendeva lui per diverso tempo.
Lui quanto ha studiato per diventare mutuato a 5.000 euro al mese, che qualcuno magari dice, va, se tu guadagni 5.000 euro al mese qua non è tanto. Cioè, rispetto a che cosa confrontate l'idea di guadagno? Rispetto a un lavoro al bar, rispetto a un lavoro come impiegato, rispetto a un avvocato? Sapete quanto deve lavorare un avvocato per guadagnare? O uno che avvia un'attività, un bar, e magari incassa da subito e si mette in tasca da subito 1.500-2.000 euro al mese, forse, non tutti i bar, eccetera, magari si mette in tasca quei soldi, ma ha un debito con la banca di 100.000 euro e si confonde fra i soldi che entrano e il cash flow. Allora preferisco guadagnare 500 euro o 600 euro, 1.000 euro, ma non avere un mutuo da 100.000 euro perché non ho aperto un'attività e ho qualcosa in mano. Cioè, questa è un'altra cosa importante. Quindi io ho detto queste cose qua. Dice, nell'azienda precedenza dopo 5 mesi era 2.000 euro al mese, poi crollato tutto, riparto da zero, ma in nessun'altra attività puoi arrivare a 2.000 euro al mese in 5 mesi. Vabbè, nemmeno anche qua, poi dipende, dipende da tante cose, ragazzi, dipende da tante cose. Quello che posso dire è che qua imparerete veramente tanto e c'è possibilità se entrate con la mentalità di una persona che vuole imparare e non con la mentalità del so tutto, mi merito quello, eccetera. Nella vita bisogna guardarsi nello specchio. Questo sto ottenendo, mi guardo nello specchio, sono io. Bene. Nicola ha messo un'immagine nel gruppo, diceva, se non ti piacciono le condizioni in cui sei, non sei un albero, puoi cambiarle. Non sei una, devi lottare, darti da fare finché c'è vita per cambiare le condizioni in cui sei. Sei nel veicolo, sei in un veicolo incredibile, si chiama network marketing, sei in un'azienda che siamo da 2 mesi, sei in un gruppo di persone che vogliono veramente fare la differenza, che vogliono veramente cambiare la propria vita e aiutare altre persone a cambiare la propria vita. Quindi circa la metà, Paolo ci riporta una frase di Steve Jobs, sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori di successo da quelli che non l'hanno è la perseveranza, diceva Steve Jobs. Quindi perseveranza, costanza, come dicevo, una delle doti del leader è la costanza. Se vuoi essere un leader, devi essere costante. Non sei costante, le persone non ti seguono più di tanto. Ok? Oh, ragazzi, abbiamo detto delle promozioni. Abbiamo detto ci sono anche le gare, delle roller. Nel gruppo One Voice, ci siete tutti nel gruppo One Voice? Poi domande che non ho risposto, la media del successo. Come sono del Burundi, come posso fare ad avere clienti in Italia, soprattutto creare fiducia con le persone, come fai parlando con le persone, utilizzando la lingua, conosci l'italiano, magari ti potrebbe servire un pochino più di tempo. Che gruppo hai detto? One Voice, One Voice. Poi mi scrivete al vostro upline. Che dite? Che ore abbiamo fatto? Le 22:04. Cioè, allora, Lino dice, c'è necessità di dover conoscere ogni singolo prodotto nel dettaglio? Intanto inizia dai prodotti che risolvono problematiche importanti, problematiche specifiche. Il prodotto più venduto è la perdita peso. E poi c'è il collagene. Inizia da quelli. Poi, come fai per sapere? Abbiamo 3 Zoom dell'azienda che danno un'indicazione di massima, ma anche importante, sui prodotti. Abbiamo le chat Telegram che ne parlano e ogni giorno nella chat che abbiamo su WhatsApp di gruppo le persone fanno delle domande, ok? E piano piano vai a imparare quello che ti serve, Lino.
Ciao Lino, grazie della domanda. One Voice non ci sono, invece metto, aspettate, vediamo un po'. One Voice Europe, abbiamo detto. Lucia, dottoressa Lucia Zanima. Eccote qua, eccote. E poi io, ragazzi, quanto so carico oggi, quanto mi è piaciuto fare gli appuntamenti insieme a Luca Rossi, ha un contratto veramente infermiere, un'altra persona molto simpatica, abbiamo fatto un viaggio, veramente... Allora, abbiamo detto Lucia Zanivan, Tiziana Piacentini... Oh, e poi ragazzi, veramente, io aspetto a Bologna il 4 ottobre. Chi può, che non è dalla Calabria come Rachele, che vedo qua, che lei è un viaggio un po' lungo, venite a Bologna. Venite a Bologna, ci conosciamo dal vivo, ragazzi. Guarda, dal vivo cambia tutto. L'essere umano non è fatto per stare dietro una Zoom. L'essere umano non è fatto per conoscerci solo in chat. L'essere umano è fatto anche per vedersi di persona. E se c'è una cosa che mi ha insegnato questo Covid è quanto sono importanti le relazioni umane. Senza relazioni umane, un business come questo non ha quella forza, quella stabilità che avrebbe se le relazioni umane si sviluppano dal vivo. Poi, tra l'altro, quando non ci si vede dal vivo, che si scrive solo in chat, tendiamo a pensare qualsiasi cosa, magari una parola detta male può essere misinterpretata in altri modi, ci possiamo sentire soli. Quindi il fatto di venire è fondamentale per tutti quelli. Io vi dico, dategli importanza. Scrivetemi a chi non c'è, ed è il team mio, scrivete a me, poi scrivete a Paolo, a Chris, a Nicola, e vi ci mettono loro su One Voice. Laura ci dice, vengo a Bologna proprio per conoscervi e trovare la giusta motivazione. Dani ci dice, andate agli eventi, è meraviglioso, cambia tutto il vostro modo di vedere le cose, ok? Il 4 ottobre, Luca ci dice, il 4 ottobre è domenica, facciamoci una gita, approfittiamo tutti per vederci, conoscerci e trasmetterci energia. Ok? Oh, se qualcuno vuole dire qualcosa, se no abbiamo fatto direi una grandissima Zoom e possiamo credere, possiamo veramente spingere e avere un fine mese incredibile. Ok? Un abbraccione e buona serata a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, grazie Chris. Ciao. Fate il primo passo, sempre, assolutamente. Ah, stop recording.